Novità in promozione. Radio Incontro Terni. Salute di tutti noi, salute per festeggiare, con questo vuoto sul cuore si deve brindare, che qui si vive o si muore, si combatte, si vince o si perde, ma ci si deve stare. Auguri a chi si dispera, appena perso un amore, alla salute comunque se passa il dolore, e calici in alto per spensierare, auguri, auguri, qui ci si deve salvare. Chiamo io, chiami tu, ci si può perdonare. Salute, salute a chi vuole tentare. Per una volta la festa sembra già tutta pronta, la dobbiamo solo iniziare. Oggi a Radio Incontro Mariella Nava e il suo nuovo singolo inedito si chiama Alla Salute. Ciao Mariella, benvenuta. Ciao, grazie, bentrovati tutti. Grande interprete, hai scritto per tanti nomi famosi, voglio citare Renato Zero perché sono affezionatissima a lui, e torni con questo singolo Alla Salute, di buon auspicio. Sì, beh, insomma, un po' perché il periodo in cui ho aspettato di farlo conoscere, questo singolo, si adattava benissimo, diciamo, a questo augurio. Abbiamo bisogno, perché non è soltanto l'anno 2023 che è arrivato, ma ci auguriamo che di insomma finalmente lasciarci alle spalle un triennio, insomma, un pochino pesante, no? Un po' per tutti. Credo che non ci sia nessuno di noi che non abbia attraversato, insomma, questo ultimo periodo, e con un po' di fatica, e lasciando anche, perché no, abbiamo anche qualche vuoto, no, intorno a noi, qualche persona cara che non c'è più, insomma è stato pesante i sacrifici che abbiamo fatto, che ancora stiamo continuando a fare, perché ce l'avevano detto che non sarebbe stata una cosa così pasticcera e veloce. Quindi insomma io penso che ormai si possa brindare per iniziare, ecco, finalmente un periodo nuovo dove ritrovare non solo la salute, quella che appunto è in questa frase che solitamente ci diciamo per brindare, ma anche una salute psichica, diciamo, psicologica, insomma una serenità, un benessere più profondo, ecco questo. Poi ovviamente il mio pensiero va a tutti coloro che invece ancora hanno bisogno ancora di attenzione, di, tipo, insomma, in questi giorni ancora stiamo sentendo, no? Giorni ancora di tensione, di guerra, le donne per esempio ancora quanto stanno combattendo in Iran, cioè ci sono ancora quegli angoli del mondo in cui veramente bisognerebbe altro che dire alla salute, perché insomma spensierare un pochino, riuscire a risollevarsi, riuscire insomma ad abbandonare ancora quelle zavorre, no? Che ci rendono la vita complicata, quando ogni giorno ci dovremmo rendere conto di quanto sia prezioso essere sul mondo, essere qui, essere vicini, comunicare, essere più collaborativi tutti, insomma questo dovrebbe essere, no? Ed è un po' un invito a farlo, ecco, soltanto ogni volta, così come scrisse bravissimo il grande Lucio Dalla, arriva un anno nuovo e noi ci diciamo, sollevando appunto i bicchieri, oh, l'anno che verrà sarà così, sarà così. Poi siamo insomma presi da questi momenti di speranza disattesa, e quindi ci diciamo tutti gli anni le stesse cose, poi l'anno che verrà tra un anno passerà. Ecco, invece io spero veramente che non sia soltanto un anno, ma che tutti i giorni noi possiamo almeno così idealmente brindare alla vita, è quello che ci sta veramente a cuore. Alla salute. Questo singolo viene dopo, come hai detto tu, un periodo tormentato. Hai maturato, oltre a tutto quello che racconti, anche qualcosa di diverso, Mariella? Beh, è un periodo in cui noi abbiamo, come sai, io, Rossana Casale e Grazia Di Michele abbiamo anche fatto uscire un album scritto insieme, quindi insomma queste unioni, no, musicali, che poi sono anche state particolari, perché il nostro stringerci in quel periodo ha significato tanto anche dal punto di vista dell'amicizia, perché
ci siamo date fiato, insomma, ci siamo date anche una mano, no? A scavallare quel periodo di fermo che tutti gli artisti hanno vissuto. E quindi, insomma, diciamo che oltre a questo ho maturato, vabbè, il tempo poi ovviamente avanza anche per me, passa, io sono diventata ancora più grande e ancora più matura per poter dare una mano a chi viene dopo, quindi continuo anche il lavoro di scouting, continuo il lavoro di talent scout, no? E continua la mia passione per la musica, continua la scrittura, insomma, come sai, sto continuando anche a scrivere per altri, quindi insomma è molto bello aver messo un bel po' di, come si dice, insomma, di carne sul fuoco, anche se non mi piace il termine la carne perché sai che sono animalista, ma insomma si dice di buona materia, insomma, così per fare, per iniziare anche per me personalmente, lavorativamente, insomma, quel periodo che dicevo di ripartenza. Tornare a cantare da solista ti ha dato delle emozioni nuove? Guarda, lo sai che io penso che nessuno di noi tre che viene fuori da questa esperienza senza ricchezza, no? Ma è tipico di tutte le collaborazioni, quindi tornare da solista è normale, cioè ce l'avevamo già detto, no? Di tornare poi alle nostre strade individuali, e questo era comprensibile perché quello è un progetto che rimane, e infatti qualche volta ci chiamano ancora, no? Abbiamo già nel calendario alcune date ancora insieme ed è molto bello che questa cosa continui. Continua appunto l'amicizia, e tornare da solista tutte e tre, siamo diciamo anche più cresciute, siamo, sì, secondo me più fortificate, ecco, nel nostro essere, perché ognuna di noi ha dato all'altra qualcosa e all'altre due qualcosa, quindi ognuno di noi ha ricevuto qualcosa, quindi insomma veramente è bello insomma tornare ad essere poi noi libere nel nostro nella nostra particolarità, nella nostra caratteristica, insomma, musicale, no? Perché sicuramente siamo rinnovate, abbiamo qualche dettaglio in più. Volevo chiederti, Mariella, da pezzi storici, quindi da un momento, da momenti particolari importantissimi, questi figli per Gianni Morandi, Come mi vuoi, per Edoardo De Crescenzo, per Amore, per Andrea Bocelli, e poi, come dicevo prima, Spalle al muro. Quanto è cambiata Mariella Nava oggi? Ma come ti dicevo prima, non ho perso niente di quella Mariella, perché la ritrovo sempre, ritrovo il mio, diciamo, la mia fedeltà a quello che è il nostro miglior fuoco iniziale, diciamo, tradizionale musicale, la nostra tradizione anche melodica, insomma, io faccio sempre riferimento a quello da cui provengo, che insomma è il mio studio musicale, il mio conservatorio, no, di base, la mia conoscenza armonica, quindi non mi appago mai se non faccio qualche esperimento di quelli miei nella scrittura. Sicuramente anche io poi non voglio ripetermi troppo, cioè non voglio essere sempre la stessa, non voglio essere sempre interessante all'ascolto di chi mi segue da tempo, insomma, no? E inevitabilmente finisco con l'essere attratta da quello che cambia nella musica, con quello che però può essere quel po', insomma, che posso anche io in qualche modo abitare, ecco, nell'ambito musicale, quindi quello che posso modificare della mia scrittura. Io penso che tutto si possa ritrovare, insomma, per chi mi segue da lontano sa come scrivo io, sa il mio, qual è il mio modulo di scrittura, sa qual è la mia, quello che voglio dire, quello che, il mio racconto, ecco, che viene da lontano, sa anche dove attingo, sa anche dove vado a pescare sempre della Mariella di prima, per non perderci mai, perché insomma credo che poi essere sempre un po' un riferimento, ecco, stilistico,
sia la base per continuare una carriera, no? Nessuno di noi può mai e deve mai abbandonare diciamo l'origine primaria di quello che è, per cui è venuto insomma un po' allo scoperto, per cui è stato conosciuto, già confermato e premiato dal pubblico. Non si dovrebbe mai tradire, ecco, il pubblico che ci attende, e questo è quello che io cerco di fare. Non è semplice, perché cioè quando hai scritto tantissimo, quando insomma anche tu sei cresciuto appunto e hai dentro te altre cose, altre urgenze, così può venire facile, no? Un senso di, non dico noia, di ma sì, questo l'ho già detto, ma sì, questo l'ho già scritto, ma sì, questo l'ho già fatto. Non è semplice, però viene naturale poi, insomma, quando se tu sei sempre fedele, se tu sei sempre vero, originale, nella natura, ecco, nella motivazione dello scrivere, ecco, viene tutto abbastanza spontaneo, diciamo, perché intorno a te le cose ti spronano ad andare avanti, no? E a proseguire. E dentro te, però, ripeto, è naturale un modo di parlare, un linguaggio, una caratteristica. Quindi, insomma, tutto si mette insieme, viene miscelato, viene fuori il cocktail di una scrittura attuale, insomma, di quello che devi dire, di quello che devi fare, senza ripetersi mai. Grazie. Progetti futuri? Progetti futuri sono questi, nel senso le nuove canzoni. Io chiaramente da qui a breve dovrò far conoscere finalmente quel mio album, che anche nel periodo insomma della collaborazione con Rossana e con Grazia continuavo a scrivere, perché ognuna di noi, come hai visto, appena terminato questo terzetto, questo trio, ha fatto uscire il proprio progetto, quindi sicuramente prima della fine dell'anno questo nuovo album sarà fuori, e quindi ci ricontatteremo per parlarne sicuramente. Grazie Mariella, alla salute. Grazie a voi. Allora? Alla salute di tutti noi, sì. E ci sentiamo per il prossimo lancio. Grazie, grazie a voi tutti. Ciao, grazie Mariella, ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Alla salute di tutti noi, salute per festeggiare, con questo vuoto sul cuore si deve brindare, che qui si vive o si muore, si combatte, si vince o si perde, ma ci si deve stare. Auguri a chi si dispera, appena perso un amore, alla salute comunque se passa il dolore, e calici in alto per spensierare, auguri, auguri, qui ci si deve salvare. Chiamo io, chiami tu, ci si può perdonare. Salute, salute a chi vuole tentare. Per una volta la festa sembra già tutta pronta, la dobbiamo solo iniziare. Salute a tutti i dettagli che dobbiamo osservare e a quelli che ci potranno sfuggire. Su ogni pazienza già pronta a finire, auguri, salute a ogni frase che non si ha più voglia di dire. Salute alle vite, pareti rinfrescate di stanza, alla parola ancora spinta nell'abbastanza, alle mille scadenze rinnovate speranze, auguri a chi c'è, chi non c'è, chi fa da sé. A te, saluti al poco che abbiamo, all'avanzo che c'è, si balla, si beve, si può ripartire, ti sento, mi senti, si deve campare, vieni qui, stringi forte, non farti aspettare, auguri a chi arriva, a chi parte, che tutto finisce, ma poi ricomincia, è di là che c'è il resto, qui invece mance, allora salute a ogni cosa capita, apertura di occhi, felicità, sogni, che salute tra pochi. Bellezza in fiora, libiamo, che il tempo sia giocondo, libiamo. Libiamo, la
salute alle nuvole, agli alberi, ai fiori, si scatenino i lampi, ci rimettano in pari. Salute a noi, semmai abbiamo imparato la lezione più dura di ogni istante sprecato.